Vogliamo che le nazionali diventino un veicolo di messaggi positivi, che educhino i ragazzi a stili di vita sani e che i calciatori siano ad esempio per tutti i nostri giovani. Per favore, Vogliamo che chiudete, un chiudete, giorno sulle pre, la maglie delle prego di nostre interrompersi, nazionali per favore compaia chiudete, questo onorevole Balloni la messaggio richiamo per all'ordine. dare Onorevole un Balloni la vero richiamo all'ordine la calcio seconda volta, al onorevole Balloni popolo italiano. la espello dall'aula, onorevole Baroni. Onorevole Monchiero, onorevole Mantero, la espello, onorevole Mantero, chiudete. Avete finito di fare questa sceneggiata? Bene, adesso o uscite, deve uscire, onorevole Baroni, lo espulsa dall'aula, i commessi per favore mi aiutino a far uscire onorevole Baroni. Anche lei, onorevole Mantero. Passiamo all'interpellanza urgente numero 2.505 dei deputati Pesco ed altri concernente chiarimenti in ordine allo svolgimento di ispezioni e revisioni da parte del Ministero dello Sviluppo Economico nei confronti di società cooperative coinvolte in recenti inchieste giudiziarie. Chiedo all'onorevole Pesco se intende illustrare la sua interpellanza o se si riserva di intervenire in replica. Onorevole Sì, Presidente, intendo intervenire, Pesco. grazie. Prego. Prego. Buongiorno. Discutiamo. Attenda, onorevole Pesco. Colleghi, dovete uscire dall'aula. Prego, onorevole Pesco. Grazie, Presidente. Il tema che oggi porto insieme ai miei colleghi in quest'Aula oggi è riferito al tema delle cooperative e sul fatto che probabilmente sulle cooperative andrebbero svolti controlli forse un pochino più mirati. E mi riferisco al fatto che la funzione della cooperazione a carattere di mutualità è riconosciuto dalla nostra Costituzione, all'articolo 45. E questo ci dà l'idea del fatto che la cooperazione a carattere di mutualità è proprio uno strumento nato per riuscire a soddisfare le esigenze dei cittadini, esigenze comuni che possono essere tranquillamente soddisfatte cooperando insieme. E questa è una cosa formidabile della cooperazione. Purtroppo però in Italia, così come in Italia succede questo, ossia succede il fatto che su una cosa bellissima viene fatta speculazione. Che cosa vuol dire? La cooperazione esclude il fatto che si possano fare interessi, utili personali, che si possa fare della vera e propria speculazione. Purtroppo però appunto in Italia succede il contrario. Si sono verificati fenomeni e fatti che ci fanno capire come sulla speculazione, sulla cooperazione si sia speculato. Ci riferiamo nello specifico a tre fatti molto importanti accaduti in Italia. Uno è quello di Mafia Capitale, è successo l'anno scorso, è quasi trascorso un anno, attualmente le aule dei tribunali di Roma sono appunto impegnate a occuparsi di questo. Si parla di circa di più di 40 persone arrestate, più di 100 udienze, una cosa veramente catastrofica per la nostra capitale. Ed era riferita al fatto che, tutta questa vicenda è riferita al fatto che gli appalti pubblici per l'immigrazione, gli appalti pubblici per anche la gestione dei rifiuti, gli appalti pubblici venivano gestiti attraverso le cooperative. E sappiamo benissimo che queste cooperative erano legate ad una ragnatela del malaffare che legava appunto queste cooperative o finte cooperative a chi disponeva appunto, a chi decideva a chi andavano gli appalti. Una cosa veramente scandalosa. Oltre a Mafia Capitale vi è il caso Gesconet, di cui abbiamo già trattato in diverse interpellanze, di cui non abbiamo mai discusso in modo diretto in aula, è forse il caso di farlo, visto che il caso Gesconet è riferito a indagini di 2 anni fa. Si tratta di un'evasione fiscale, sempre riferite alle cooperative, di 1,7 miliardi di euro. E il sistema è molto semplice, tra l'altro è lo stesso sistema poi usato anche in Mafia Capitale. Vi sono consorzi di cooperative che prendono gli appalti, sia pubblici che privati. Sotto ai consorzi di cooperative ci sono le cooperative che durano poco, durano circa 2 anni. E che cosa succede? Le cooperative eseguono il lavoro, a volte lo eseguono veramente, a volte fanno finta di eseguire il lavoro. Percepiscono comunque i proventi da parte del consorzio che a sua volta ha preso gli appalti. Okay? E che cosa succede nelle cooperative?
soprattutto nelle cooperative di polizia e di facchinaggio, cosa succede? Succede che queste cooperative non hanno grandi spese se non la manodopera, però incassano l'utile per la prestazione, il pagamento della prestazione, con in più l'IVA, il 22% di IVA. E quindi cosa succede? Succede che queste cooperative, logicamente, l'IVA non la restituiscono allo Stato. Perché dovrebbero restituirla quasi tutta? Perché logicamente non hanno spese con l'imputazione dell'IVA. E quindi quasi tutta l'IVA dovrebbero restituirla allo Stato. In realtà non la restituiscono, ma viene prelevata e viene portata all'estero. Nel caso Gesconet attraverso San Marino e poi in Svizzera, e probabilmente è successa la stessa cosa anche con Mafia Capitale. 1,7 miliardi di euro tolti allo Stato, 1,7 miliardi di euro, un decimo del reddito di cittadinanza, di quanto servirebbe per fare il reddito di cittadinanza, 1,7 miliardi di euro che potrebbero servire per mettere a posto circa, non lo so, quasi una buona percentuale delle scuole che attualmente cadono a pezzi, e ne sanno qualcosa i ragazzi che frequentano le scuole, 1,7 miliardi sottratti all'erario. Le indagini sono ancora in corso e non si sa nulla su cosa stia capitando. Ci sembra anche questa una cosa scandalosa, forse dovremmo anche richiamare la magistratura per capire che cosa sta facendo su questo caso. E tra l'altro, se non mi sbaglio, anche la Camera dei Deputati aveva affidato dei lavori a società o cooperative legate a questi grandi consorzi, tra cui appunto consorzio Gesconet e i consorzi a sé legati. Per poi parlare anche della vicenda del CARA di Mineo. Ecco, in questo caso penso che il sottosegretario Gentile ne sappia qualcosa, visto che il partito NCD era un partito che in quelle zone del CARA di Mineo aveva un grandissimo successo elettorale, forse proprio perché era appunto legato agli affari legati al CARA di Mineo, alle opportunità di lavoro legate al CARA di Mineo. CARA di Mineo cos'è? Era un residence costruito appunto per gli americani che lì vicino hanno una base. Questo residence costruito dalla Pizzarotti S.P.A. è stato lasciato libero perché gli americani si sono spostati in un altro residence più vicino alla base. Ebbene, bisognava occupare a tutti i costi questo residence per trarne un tornaconto. E perché non utilizzare lo Stato? Perché non utilizzare l'emergenza di turno? Emergenze immigrati, usiamolo per quello. Ed è lì che è iniziato a nascere il malaffare. Purtroppo sono fatti perché appunto anche in questo caso la magistratura è interessata dalle indagini. Una cosa veramente vergognosa. E anche in questo caso ci sono dietro le cooperative. Cooperative che hanno gestito gli immigrati e cooperative che appunto hanno probabilmente svolto in modo non adeguato il loro lavoro, ma anzi hanno, sappiamo bene, come al solito, sfruttato l'emergenza per creare profitti. Quindi abbiamo in Italia il valore della cooperazione a carattere di mutualità riconosciuto dalla Costituzione, l'articolo 45. Abbiamo una legge costituzionale perfetta. Purtroppo però in Italia questo principio, questo valore costituzionale viene disatteso. Attraverso cosa? Attraverso leggi malfatte. E ora entriamo nello specifico. Perché leggi malfatte? Perché i controlli sulle cooperative possono essere svolti da due soggetti principali, due categorie di soggetti: o il Ministero o le associazioni nazionali. In Italia abbiamo circa 100.000 cooperative, circa, la metà delle quali sono iscritte alle associazioni nazionali di categoria, le associazioni delle cooperative. Ebbene, se una cooperativa si iscrive ad una di queste associazioni, può essere controllata dalla stessa associazione. E qui nasce un grandissimo conflitto di interesse, perché se io mi associo a qualcosa, è logico che magari posso sperare che i controlli siano più, diciamo così, più semplici e più facilmente aggirabili rispetto al controllo dello Stato. Perché sulle altre metà delle cooperative italiane, cioè sulle cooperative non iscritte alle associazioni nazionali, il controllo viene svolto dal MISE, dal Ministero dello Sviluppo Economico. Ma quindi abbiamo un controllo probabilmente fatto all'acqua di rosa e un controllo ministeriale che probabilmente è fatto in modo più articolato e più preciso. Ma ora mi viene da chiedermi questo. Con quali risorse il Ministero dello Sviluppo Economico svolge questi controlli? Con le risorse che provengono dalle stesse cooperative, che pagano un contributo previsto dalla legge riferito proprio ai controlli. Ebbene, circa, questo contributo si versa ogni 2 anni, e circa ammonta a circa 15 milioni di euro. Questo contributo serve agli ispettori per recarsi sul posto, svolgere le ispezioni, oppure per fare i controlli dall'ufficio, e si chiamano revisioni. Oppure
servono anche a formare le persone che devono essere istruite in modo adeguato per riuscire a fare questi controlli fatti bene. Mi sembra una cosa assolutamente naturale e lecita. E sembra anche scritta abbastanza bene per la parte che riguarda il Ministero dello Sviluppo Economico, non per quanto riguarda logicamente i controlli fatti dalle associazioni nazionali. Ebbene, che cosa succede? Succede che il Ministero dell'Economia e delle Finanze va a tagliare quei fondi, quelle risorse utili per fare i controlli. È successo questo. Dal 2009 al 2010 in poi si è visto una continua decurtazione di questi fondi. Fondi che vengono versati dalle cooperative proprio per essere controllate. E non capiamo con quale finalità il Ministero dell'Economia e delle Finanze vada a togliere queste risorse al Ministero dello Sviluppo Economico per fare i controlli. Perché non si parla di centinaia di milioni di euro, si parla di pochi milioni di euro. Quindi se si va a tagliare, ed è successo con le varie leggi di stabilità, se si va a tagliare quelle risorse, vuol dire che vi è proprio il fine di togliere i controlli sulle cooperative, di togliere le risorse per svolgere i controlli sulle cooperative. E questa è una cosa assolutamente vergognosa. Noi veramente lanciamo questa accusa al Ministero dell'Economia e delle Finanze e anche al Presidente del Consiglio dei Ministri. Secondo noi c'è stata la vera intenzione di ridurre i controlli sulle cooperative. E quindi praticamente in Italia che cosa sta succedendo? Sta succedendo che praticamente se una persona vuole svolgere un'attività imprenditoriale e lo vuole fare godendo delle agevolazioni fiscali e anche di altre agevolazioni previste dalla legge proprio per le cooperative, apre una cooperativa, perché tanto sa che non ci sono controlli. È logico. Diventeremo veramente il paese dei balocchi delle cooperative. Ci sembra veramente una cosa fuori da ogni logica. E se è così, è una cosa molto grave. Quindi noi chiediamo al governo non solo di dirci se sulle varie cooperative legate al fenomeno Mafia Capitale, Gesconet e Cara di Mineo sono stati svolti i controlli e da chi e quando sono stati svolti i controlli, ma chiediamo di fare al più presto per riuscire a dare al Ministero dello Sviluppo Economico le risorse corrette, giuste, affinché questi controlli vengano svolti in modo puntuale e preciso. Grazie Presidente. Il sottosegretario per lo sviluppo economico Antonio Gentile ha facoltà di rispondere. Grazie Presidente. Devo rispondere all'onorevole Pesco ed altri con puntualità, perché la risposta è abbastanza articolata e lunga, perché hanno fatto delle richieste molto lunghe nelle quali vi sono anche alcune inesattezze. Allora partiamo dalla interpellanza che chiede di conoscere lo stato di vigilanza in merito ad una serie di cooperative e loro consorzi coinvolte a vario titolo nelle indagini relative all'inchiesta della magistratura Mondo di Mezzo che ha portato all'adozione delle richieste misure cautelari reale e personale ad opera del GIP del Tribunale di Roma e alla nomina degli amministratori giudiziari. L'inchiesta della Procura della Repubblica di Roma, i provvedimenti di sequestro e commissariamento che ne sono scaturiti, hanno posto in evidenza ancora una volta la duplice necessità di rivisitare da una parte il sistema dei controlli pubblici e di valorizzare dall'altra gli strumenti esistenti anche attraverso ogni opportuna forma di coordinamento istituzionale. Giova riaffermare che l'obiettivo fondamentale della vigilanza del sistema cooperativo esercitata da questo Ministero e la verifica dell'effettività dello scambio mutualistico all'interno di ogni società cooperativa e l'eventuale adozione di strumenti sanzionatori di natura amministrativa intesa a salvaguardarne l'integrità, ovvero a disporne la liquidazione in caso di irregolarità